Buonasera a tutti e benvenuti alla seconda edizione del gioco delle visioni del mondo. L'obiettivo del gioco è porre l'attenzione sull'importanza che le persone sviluppino una propria personale visione delle cose. Parole che noi usiamo, o meglio, che subiamo, che hanno cambiato completamente il senso dei termini. La parola più massacrata è la libertà. Libertà, come sapete, noi pensiamo tutti quanti a cose fantastiche, e poi dopo al termine libertà viene aggiunto il liberismo, che è una roba che con la libertà ha molto poco a che fare. Merino Santoro, che è il campione della prima edizione del gioco delle visioni del mondo. Anzi, sostiene una tesi più sottile, cioè che non avremo più letto libri, non perché ce l'avrebbero vietati, ma perché non avremo più avuto voglia di leggere, perché ci avrebbero creato dei sistemi in cui le informazioni ce le fornivano. Ecco, tu, con la tua tesi della truffa semantica sistematica, è più vicina, cioè la truffa sistematica la dirigono dei poteri forti, come sostiene Orwell, cioè c'è un dittatore, c'è una polizia, la psicopolizia, o invece è una tesi più sottile, come anzi, cioè che dipende molto dagli individui che ormai sono resi passivi socialmente e si dedicano ai piaceri forniti dalla società, e quindi non c'è più neanche l'interesse perché vengono forniti questi piaceri. Ti senti più affine a questi due o al contempo? Tu carabiniere, non so bene, non so dire dove nasca quel calore, ma so che brucia, arde e freme, trasforma la tua... Andrea Modesto, che è docente di filosofia, laureato in filosofia e anche consulente filosofico. Mi sembra di poterla riassumere così. Esiste un antimondo che sostanzialmente è una narrazione falsata della realtà attraverso parole che formano quelle che tu hai definito truffe semantiche, dietro la quale ci sarebbe invece il mondo dei sentimenti. Però ho tre domande che faccio, cerco di andare subito al dunque. Innanzitutto, anche posto che sia possibile in un certo senso prendere coscienza di questa cosa e uscire dall'antimondo, in fin dei conti le parole non sono neutre, tutti in qualche modo usiamo le parole per distorcere la realtà. Cioè, voglio dire, esiste davvero un mondo, come dire, in un certo senso oggettivo dietro a questa narrazione? Siamo tutti confinati dentro delle autonarrazioni. I cattini inamidati, tutti turgidi induriti, vanno per la strada tutti fieri ed impettiti, si sentono vili a 13. Giulio Merizzi, laureato in storia, autore di saggi sulle strategie della tensione. Ci sono però alcuni punti nella tua esposizione che mi hanno lasciato perplesso, e quindi vado a sviscerarli. Secondo me la truffa deve avere intanto un movente, un autore, ci deve essere qualcuno. C'è il mandante. C'è il mandante, sì. Nella strategia della tensione il mandante non è così chiaro, cioè ha la gobba e l'orecchia punta, no, però è definibile, sono tanti e sono ben definiti. Sì. E anche le finalità sono tante, complesse, molto più complesse di quello che si legge, però anche lì ben definibili. Sì. Nella truffa sistematica mi sfugge l'autore o gli autori, e mi sfugge anche il movente, insomma, l'obiettivo. Volevo chiederti, appunto, dal tuo punto di vista, era il linguaggio che evolve con la società, oppure se questa elite, quindi questo mandante, modifica il linguaggio per agire sulla società. E da qui mi viene un altro dubbio. Io sono molto affascinata dai social, molto affascinata da tutto questo, quello che ci circonda, e soprattutto dalle fake news.
nel senso non che mi piacciono, però vedo come le persone cercano le fake news. Quindi mi domando se non viene anche da sotto. Ciao. Allora, io sono lontano dall'essere un filosofo, perché sono più uomo di tecnologia, scienza. Ho fatto molti esempi appunto di pensiero col voto, parole con volte, fake minds, e soprattutto al momento contemporaneo, questi anni. Ma mi chiedo, l'uomo nel tempo non ha sempre vissuto in condizioni simili? E come è evoluta nel tempo, dal tuo punto di vista, questa vivere in un antimondo e in un mondo naturale contemporaneamente? E poi, nel futuro, dove andremo? Il punto centrale della questione è che da quando esiste l'umanità, esiste una minoranza che decide. È sempre stato così. Ed è così anche oggi, voi mi direte, no, oggi c'è la democrazia. Tutti voi siete in grado di pagarvi una campagna elettorale? Tutti voi siete in grado di pagarvi una campagna elettorale di centinaia di migliaia di euro per finire in Parlamento, guadagnare uno stipendio e ottenere un vitalizio? No. E non tutti noi abbiamo lo stesso potere di influenza sugli altri. C'è chi lo ha e chi non lo ha. Chi stabilisce se un conflitto armato è una guerra o una missione di pace? Io vorrei sostenere la sua teoria dicendo che questa storia delle fake mind e particolarmente fake news è molto legata, a mio parere, alla questione delle narrazioni, soprattutto storiche. Infatti è una cosa che è sempre successa nel corso della storia. C'è sempre stato, per esempio, uno scontro tra le due religioni, però è stato sempre uno scontro costruito su una narrativa che le singole religioni davano ai propri fedeli, e questo poi si è trascinato nella storia andando anche in altri ambiti. Per esempio, noi attualmente pensiamo che il mondo occidentale, in particolare il modello americano, sia il modello di benessere per eccellenza. Però chi è che l'ha stabilito? È stato stabilito in base all'influenza data dagli Stati Uniti, che alla fine della Seconda Guerra Mondiale sono arrivati in Europa e l'hanno alla fine liberata, però poi non si è fermato lì. Il mio pensiero non t'ho neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato. E intanto il sole splende a piazza, plebiscito, ma per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità, la rabbia. Scotennato i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato. Arriva l'avvocato, sarei presto liberato, vi sconti il magistrato, l'arresto è confermato. E intanto il sole splende a piazza, plebiscito, ed io rimango al buio, scalpitato, sbigottito. E ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e ritornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni, con tutti i miei fratelli. Ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli. Rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Bisogno di piangere costantemente unito alla rabbia, la voglia di lottare liberato. E intanto il sole splende a piazza plebiscito, quel sole che è la lotta del movimento unito, che dal buio della cella non ho visto ma ho sentito nel cuore, sì, il vostro amore, la solidarietà, con tutto il suo calore. Ti possono arrestare, la casa perquisire, da quello che ti è caro. Ti possono strappare, ti possono picchiare, ti possono umiliare, ma la lotta dei compagni non la possono fermare, nessun magistrato lo può neanche pensare.